Vogliamo ascoltare ora la lettura del testo biblico che è stato scelto per oggi e che trovate anche sulla prima pagina del foglietto. Si tratta della lettera ai Galati, al capitolo 5, i primi 6 versetti. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Care sorelle e cari fratelli, una statistica di alcuni mesi fa metteva in luce come l'Italia sia il paese dove si ricorre di più, questo sia pre-pandemia, sia post-pandemia, forse addirittura un po' di più nella seconda parte, ricorre di più alla chirurgia plastica estetica in percentuale rispetto alla popolazione. Sono soprattutto donne giovani, ma non solo, che non si sentono accettabili. E anche nelle interviste di alcune di queste persone dicevano in maniera razionale, convintamente, devi accettarti così come sei, però poi prendevano la decisione di ricorrere ad un intervento estetico che a detta loro era per piacersi di più. Insieme a questo si vede anche una continua, forse crescente, necessità di rappresentare se stessi, rappresentare la propria immagine, rappresentarsi sui social, sul mondo in internet, ma in particolare di controllare l'indice di gradimento della propria rappresentazione, controllare le reazioni alla propria foto, controllare i like, come si dice. Questo rivela da un lato una certa fragilità, ma rivela anche la ricerca di approvazione, la ricerca di accettazione da parte degli altri, delle altre. Allora, forse potremmo anche non scomodare internet, i social, la chirurgia estetica, perché qualcosa di simile è sempre avvenuto. Ma è vero che con questi strumenti oggi questo è un aspetto che vediamo molto enfatizzato. In teoria, pensare, sapere di dover essere accettato così come sono, così come sono, però poi fare una grande fatica a vivere tutto questo veramente. E quindi anche dover trovarsi a decidere che cosa mostrare di sé in base a quello che forse che è di moda, in base a che cosa pensiamo che possa andare bene per il gusto di amici e di non amici. Perché racconto questo? Per il tema della accettabilità. Nella comunità dei Galati alcuni predicavano che la circoncisione, che l'osservanza di alcune regole, l'osservanza di alcuni giorni, erano delle cose indispensabili per la
fede cristiana, erano indispensabili per essere accettati da Dio. E a questo Paolo risponde: Cristo ci ha liberati per la libertà. Cristo ci ha liberati per essere liberi. Cioè, in qualche modo, dice, non vi fate incastrare di nuovo da ogni tipo di schiavitù, da qualsiasi tipo di schiavitù, da ogni tipo di esperienza legalistica che c'è sempre accanto a noi, che è in agguato sempre anche nelle tue certezze, nelle cose di cui sei più convinto. E allora, restando sull'esempio che abbiamo fatto, per essere accettato, anzi, per provare a sentirti accettata, devi farti incidere dal chirurgo. Ma potremmo sicuramente fare molti altri esempi, e ciascuno e ciascuna di noi li può immaginare. Alcuni anni fa, una giovane fotografa, 18enne, ha fatto un esperimento nella sua scuola, un istituto superiore a Chicago. Ha messo le persone davanti alla macchina fotografica e prima di scattare diceva questa frase: io scatto foto a tutto quello che penso sia bello. E poi premeva. La reazione di chi veniva fotografato in quel momento è molto bella anche da vedere, è possibile vedere queste foto, è stata quasi sempre quella di sorridere e di emozionarsi. Cioè il viso della persona in quell'istante si illuminava, diventava radioso, solo attraverso quella frase, solo attraverso quella parola che però evidentemente era così potente. E Lutero, un po' di anni prima, scriveva che i peccatori non sono amati da Dio perché sono belli, ma sono belli perché sono amati da Dio. Allora, queste frasi, questi esperimenti, credo che ci invitino ad una ricerca che ci permette di capire che tu hai un valore, che puoi essere liberato e liberata dalle tue schiavitù, perché persino Dio ti ama così come sei. E questo vale per te, ma vale anche per le altre e per gli altri intorno a te. Allora, io penso che questo ci aiuti anche un po' nella riflessione che vorremmo fare oggi, cioè nella riflessione sulla comunicazione. In che modo racconto me stesso e me stessa al mondo? In che modo racconto la mia fede agli altri e alle altre? In che modo racconto la mia storia? In che modo racconto la mia Chiesa? Da che cosa parto per raccontarla? Parto da quello che vorrei essere? O parto da quello che sono davvero? Ma poi chi sono davvero? Lo posso sapere da solo chi sono? O ho bisogno di qualcun altro che mi aiuti a capirlo? Parto da quello che penso possa piacere? O parto da quello che penso possa essere capito e accettato? Facciamo un esempio. Nel nostro patrimonio, lo abbiamo discusso anche in alcune delle riunioni quartierali ormai 2 anni fa, ci sono concentrati più livelli. C'è almeno una doppia profondità. C'è l'aspetto storico, culturale, e c'è l'aspetto della fede. E si tratta di 2 cose diverse, ma intrecciate tra di loro. È bene distinguerle. È bene non confonderle. È bene non appiattirle l'una sull'altra. Però non possono essere scollegate. E sulla riforma, beh, non possiamo parlare della fede di Lutero in modo decontestualizzato da quello che erano quegli anni. Non possiamo analizzare una cosa che è avvenuta storicamente nel 1500 senza però interrogarci sulle ragioni spirituali che hanno mosso i riformatori.
E allo stesso modo sappiamo molto bene che non ha senso esaltare la storia della resistenza valdese dimenticando la fede di quelle persone, o che non ha senso riprodurre la fede dei padri e delle madri oggi senza ricordarci che sono trascorsi 300-400 anni. Oggi viviamo lo spirito della riforma, sì, certamente, ma non è identico a quello di 500 anni fa e non è nemmeno identico a quello che vive la mia sorella luterana oggi in Ungheria, perché siamo eredi di quello spirito e quindi vive con noi in ciò che facciamo, quando lo facciamo. E in più si può essere anche eredi di tante eredità, anche nella fede, un'eredità familiare, un'eredità protestante, un'eredità valdese, un'eredità comunitaria, un'eredità interdenominazionale. Ecco, la complessità fa parte del mio raccontarmi, però non deve essere un ostacolo per chi mi ascolta. Insomma, non vogliamo fare un'operazione di chirurgia estetica per piacere o per rispondere a delle esigenze, ma vorremmo rispondere ad una vocazione di libertà e una vocazione di narrazione di questa libertà. Paolo scrive: siamo stati liberati perché fossimo liberi. Ecco, la libertà che Dio ci dona non è quella di tenercela per noi, non è quella di usarla contro altri, ma è quella di operare. Siamo liberi di operare, siamo liberi di servire. E vogliamo esprimere una fede che non riesce a restare chiusa nella mente, che non riesce a restare chiusa nel cuore, ma che spontaneamente diventa amore, diventa azioni di cura. È una fede che diventa responsabile del mio prossimo, soprattutto quello più debole. Amen.